Ciao, sono Marco Genovese di Eurocompositi. Oggi proveremo la resistenza aerodinamica di alcuni oggetti noti come il cubo, la sfera, il cono e verificheremo i dati analitici con quelli sperimentali. La macchina con la quale eseguiremo i test aerodinamici è costituita da tre sezioni. La prima sezione è un gelo nel quale l'aria entra ed accelera, la seconda è il banco di prova dove acquisiremo i dati numerici, la terza e ultima è il diffusore dove c'è il motore per l'estrazione dell'aria. Nella parte centrale, dove c'è il banco di prova, acquisiremo i dati numerici della resistenza e della velocità dell'aria. Il banco è costituito da una particolare cella sottostante all'elemento grigio e ci permetterà di vedere in grammi la resistenza di ogni singolo elemento. Siamo qui con Matteo, ingegnere spaziale, che ci spiegherà ora come acquisire i dati numerici da confrontare con i dati empirici ricavati dalla galleria del vento. Vai Matteo, spiegaci come fare. L'attrito aerodinamico di un qualsiasi oggetto è dovuto alla sua sezione frontale, al suo coefficiente di attrito aerodinamico, alla densità dell'aria e alla velocità. In questo caso stiamo vedendo i dati relativi a una sfera di diametro 10 cm, il cui coefficiente di attrito aerodinamico è noto. Questi sono i risultati del drag espressi in newton e in chilogrammi per velocità da 20 km/h a 60 km/h. Grazie a Matteo, finalmente abbiamo i dati numerici che ci servono da testare in Galleria del Vento con gli oggetti fisici. Proviamo adesso a vedere con questi dati, in funzione della velocità, cosa accade alla resistenza. Tramite la Galleria del Vento abbiamo verificato i dati sperimentali. Adesso la domanda che ci facciamo è possibile migliorare l'efficienza aerodinamica dell'oggetto lavorando sulla superficie? L'ipotesi che proviamo a fare è quella di rivestire la superficie della sfera con degli impulsi. Vediamo come funzionano. Bene, siamo giunti alla conclusione delle nostre prove. Abbiamo visto come l'introduzione dei dimpulse sulla superficie di una sfera di diametro 10 cm possa migliorare la resistenza aerodinamica, persino del 30%, un dato che non ci saremmo mai aspettati di trovare. Concludo ringraziandovi per l'attenzione. Seguiteci nei prossimi video, eventualmente lasciate un commento oppure scriveteci all'indirizzo info@eurocompositi.it.